Siamo all'ingresso di un teatro, il Teatro Galli di Rimini. Chesterton ha scritto tantissime cose e sì, ha scritto anche delle opere teatrali. Il titolo dell'opera di Chesterton, mai realizzata quando Chesterton era in vita e che Chesterton ha scritto come risposta ai sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello, è La sorpresa. Di solito noi tendiamo a dire che quando una giornata comincia mandando a monte i nostri progetti, le cose stanno andando male, e invece la proposta che Chesterton ci fa accogliendoci nel suo teatro è che quando i progetti vanno a monte, finiscono i copioni e cominciano le avventure degli uomini davvero liberi. E abbiamo dato però un nuovo titolo a quest'opera, che è Liberi tutti, proprio perché stiamo lavorando a questo testo per seguire la traccia che è portante rispetto a tutta l'opera, che è proprio questo amore per la libertà dell'altro. Il paradosso dell'amore. Quando vogliamo bene a qualcuno, che sia un amico, che sia un fidanzato, che sia un figlio, le cose non devono andare come ci aspettiamo noi. Le cose devono essere sorprendenti, e allora siamo disposti anche a lasciare andare quelli a cui vogliamo bene oltre i recinti delle nostre aspettative. Vediamo in azione un burattinaio, l'autore, che desidera la libertà per i propri burattini. Chiede che si possano muovere e decidere liberamente. Il regista o burattinaio, protagonista dell'opera di Chesterton, La sorpresa, pensa che sia meglio avere delle persone piuttosto che dei personaggi. La presentazione, la prima dello spettacolo, sarà il 20 di agosto a Rimini, al Teatro Galli, in occasione del primo giorno del meeting. Vi aspetto. Strappiamo i copioni e vediamo di che cosa sono capaci questi uomini con la loro libertà.